Ciao a tutti dalla Beche. Oggi faremo un uovo di Pasqua di stoffa decorato, ma veniamo subito al progetto. Allora, le guarnizioni, intanto parliamo. Le guarnizioni saranno queste: un po' di perline, dello spago, dei vari nastri di raso e di organza. Poi ci servirà della stoffa verde di cotone. Poi ci servirà della stoffa bianca tipo tovagliato. Questo è un Panama. Color panna, diciamo, bianco color panna. Della stoffa questa da tendaggi, organza da tendaggi, questa stoffa qui che non si sgualcisce, vedete? Tutta di poliestere, eh? Questa è di poliestere. Poi cosa ci serve? Del filo di alluminio, di ferro modellabile così. Non importa il colore, tanto lo andremo a rivestire con del pannolenci, che è queste striscioline qui, che saranno ritagliate da questo pannolenci qui, semplicissimo, anche quello più economico, tanto serve solo per rivestire. Quindi del pannolenci verde, questo tessuto, dell'imbottitura piatta da 1 cm, vedete questa qui, e poi una ghirlandina così. Questa l'ho intrecciata io, poi vi farò il tutorial. O forse quando vedrete questo video avrò già messo il tutorial di come si intrecciano le ghirlande. Se non la trovate, potete prendere quelle di polistirolo, poi le rivestirete con un po' di nastro, servirà come supporto all'ovo. Allora, partiamo subito. Prendiamo il cartamodello e segniamo sopra la stoffa, così, e lasciamo un margine di circa mezzo centimetro tutto intorno. Ora andremo a fare uno zigzag intorno per fissare insieme questi 2 strati. Quindi uno zigzag semplicissimo, anche appunto lungo, va bene lo stesso. Tutto intorno a tutti e 4. Allora, intanto faccio lo zigzag. Faccio un pezzetto così, vedete? Poi lo faccio da sola. Metto anche al 6, va bene lo stesso appunto, giusto per collegare insieme i 2 strati. Faccio tutti e 4. Ecco qua, le ho cucite tutte insieme, vedete? Ora come faccio? Prendo, metto dritto con dritto e unisco insieme i 2 spicchi. Metto pari e cucio punto dritto avanti e indietro, un punto piccolo, 2 e mezzo. Ah, parto da qua e vado qua e mi fermo. Vado, ho cucito insieme, questa è la penna cancellabile, poi col ferro la toglierò. Ora prendo un'altra coppia di spicchi e faccio lo stesso, dritto con dritto, metto insieme e cucio da qua a qua, uguale come prima, avanti e indietro, mi raccomando, prima quando partite e quando arrivate. E vi trovate con 2 moduli in questo modo. Ora prendete dritto con dritto, fate così e unite questo modulo e quest'altro modulo. Sempre lo stesso, partiamo da qua e arriviamo fino al vertice dei 2 spicchi. Mettete gli spilli se non, se la macchina vi slitta un pochino, a me è abbastanza precisa per queste cose, quindi posso farlo anche senza spilli. Qui vado, continuo, vado fino alla parte opposta. Ho fatto così e così, è unito. Ecco qua. Questo è il nostro uovo. Ora lo andiamo a risvoltare. Qui togliamo un po' di imbottitura se è troppo sporgente. E giriamo in questo modo. Semplicissimo. Ah, non vi avevo detto l'imbottitura, quella a falde, eh? Quella normale, oltre a quella piatta.
Ora io prendo il ferro e cancello subito questi righi che ho fatto con la penna, cancellabile. E andiamo ad imbottire. Ora andrò a imbottire. Prenderò questa imbottitura qui e andrò a imbottire ben bene. Non lesinate nell'imbottitura, altrimenti non verrà un uovo, ma verrà qualcos'altro. Anche dei ritagli va bene lo stesso, tanto c'è prima l'imbottitura piatta, quindi non si vedranno delle diseguaglianze. Mi raccomando, imbottite bene. Ora io imbottisco tutto per bene e poi ci ritroviamo. Allora, dopo che dovete imbottire tantissimo, vedete com'è duro qua, eh? Bello duro, 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 duro deve essere. Bello pieno, pieno. Ora prendete, prima di finire di imbottire, prendete ago e filo, un filo bello spesso. E fate un punto filza qui in fondo, così tutto intorno alla base. Tirate dalla parte opposta, perché qua dovete tirare bene. L'ago si può togliere, tengo i due fili. Si finisce, scusate, di imbottire qui per bene, in questo modo. Fate bene bene bel unito le cuciture. Anche un altro po'. Ce ne va tantissimo imbottitura, fino a che ce ne va ce la dovete mettere, se no non viene niente. Ora prendete due lembi. Quando sarà bello, proprio bello, 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 bello infilato tutto da tutte le parti, fate un nodo e tirate in questo modo. Anzi, vi consiglio di girarlo due volte il filo, se no vi scorre. Eccoci, scorre lo stesso, nonostante ciò. E chiudete, anche se rimane un pochino aperto, non importa. Ecco qua. Il nostro uovo pasquale, lo modellate un pochino, è pronto. Ora lo andremo ad appoggiare qua e sembrerà nuovo, eh? Ora però qui dobbiamo chiudere con un pochino di panno Lenci per rifinirlo. Ho fatto un cerchio di panno Lenci bianco e ora lo vado ad incollare qui per chiudere. In questo modo. Lasciamo asciugare per bene il panno Lenci. Prepariamo la decorazione. Allora, prepariamo le foglie in questo modo. Come facciamo? Prendiamo la stoffa verde, l'imbottitura piatta, mettiamo dritto con dritto la stoffa verde, con il cartamodello segniamo la foglia. E andiamo a cucire tutto intorno dove abbiamo fatto il rigo della foglia, appunto piccolino, appunto dritto, avanti e indietro all'inizio fino alla fine. Questo modo. Ora vado a tagliare l'imbottitura in eccesso, così, così. Taglio a circa mezzo centimetro dalla cucitura. Faccio un'incisione qui, stando attenta a non prendere anche la stoffa di sotto. Eccoci qua. Ecco.
così e vado a risvoltare la foglia. Qui taglierò un po' l'angolino e vado a risvoltare. Aiutate con qualche cosa. Ecco qua. Ora vado a fare una cucitura nel mezzo per simulare la venatura della foglia. Se non la potete fare a mano libera, a cucire senza fare il segno, fate prima un segno. Così. E cucirò qui, tutto così. Parto dalla base, punto dritto, avanti e indietro, anzi vado un po' più indietro, eccoci qua. Torno indietro. Mi fermo alla prima venatura, vado giù e faccio così, torno indietro, vado a quest'altra, vado giù, torno indietro, ci ripasso sopra, vado alla venatura centrale e vado a quell'altra a metà. Vado di qua. Indietro, ci rivado sopra, faccio l'altro pezzetto, torno indietro, ci rivado sopra, vado a quella centrale e faccio l'ultima venatura. E ho finito. Fatto vedere come si fa una, l'altra la faccio da sola. Ecco qua. Qui non importa anche se è aperta, tanto andrà incollata sull'uovo. Allora ne faremo tre di queste. Una l'ho già fatta, anche se ne fate qualcuna un po' più grande va bene lo stesso. Io qui l'ho già disegnata, vado a cucire e faccio come queste due. Vado. Secondo me tre foglie bastano, io ne ho fatte tre. Ora le mettiamo da parte e facciamo questo fiore. Facilissimo, eh? Allora, dovete ritagliare questa stoffa qui che vi ho detto che è un'organza, è tutta poliestere, questa è tutta sintetica. Allora, dovete tagliare dei cerchi, anche se sono irregolari, va bene lo stesso. Io ho fatto dei quadrati e poi ho stondato un po' gli angoli. Irregolari così vanno bene. Dovranno essere circa di 12 centimetri di lato. Da qua a qua è 12, qua sarà un po' di più, penso io, eh? Comunque, vediamo, eh? Sì, 12 centimetri, qua saranno 14 perché la diagonale. Comunque sono quadrati, 12 circa, qua se sono 11, 13 va bene lo stesso. Li ho stondati, poi prendo un accendino, li piego non nel senso del quadrato, ma nel senso del così, vedete? In diagonale. Li piego così e li vado un po' a bruciare, a bruciacchiare. Se avete una candela, li potete passare anche sopra una candela, però in questo modo, vedete? Si arricciola come è venuto questo qui, vedete? Tutto arricciolato. Sotto si presenta così e sopra così. E questi, man mano che li fate, prendete ago e filo e andate a fare una filzolina qui a 1 cm dalla punta, in questo modo. In questo modo. Poi tirate il filo, fate un nodo di qua, mi raccomando, perché poi riprendiamo questa sorta di quadrato stondato, lo pieghiamo in questo senso, come quello, non così, così no. Così, perché troveremo il tralice della stoffa e avrà questo effetto qui. Facciamo sempre uguale. Se li volete prima bruciare tutti e poi chiuderli, fate come vi pare. Vedete, si arricciola un pochino il bordo, è proprio l'effetto che vogliamo ottenere. E facciamo sempre uguale. A 1 cm dalla punta facciamo un punto filza in questo modo.
me ne faccio due, poi li faccio due. E li aggiungiamo a questi qui. Li faccio tutti e poi ci ritroviamo. Sono arrivata all'ultimo, cioè per essere sicuri di piegarlo in diagonale, dovete fare così. Se vedete che qui cede, vuol dire che è la parte giusta dove dovete piegare. Se fate così e questo non cede, vedete qui non cede, io tiro qui ma qui non mi cede. Dovete piegarlo nel senso del traliscio della stoffa, perché avrà proprio l'effetto che deve avere. Quindi io vi consiglio di fare dei quadrati e ai quadrati stondate un pochino gli angoli, ma a mano libera, non importa che siano precisissimi. Vedete, tanto poi vanno sbruciacchiati, quindi non dovranno essere proprio regolari. Ne servono 10 di questi moduli, eh? Ecco qua. Ora andiamo a prendere il nodino di quando siamo partiti. L'ago lo possiamo anche togliere e chiudiamo qui. Facciamo un doppio nodo, magari uno e due. Chiudiamo, però dobbiamo avere accortezza di mettere tutte queste puntine tutte dallo stesso verso, no? Una in giù, una in su, eh? Cioè così che vadano tutte sotto qua. In questo modo, vedete? L'unica accortezza che dobbiamo avere è questa qui. Vedete? Devono stare tutte da una parte, non nel mezzo. Mi sono spiegata? Oh. Me lo mettete nei commenti, se non mi spiego. Scusatemi, suona il campanello. Allora, ritorniamo a noi. Ho legato qui e ora taglio qui. Dai, vai in terra la roba, vai. Così, ora dobbiamo cercare il centro che è di qua, vedete? Se qualche puntina vi è scappata di qua, fate come faccio io. Prendete qualcosa che ora mi è cascato in terra, facciamo un altro, tiè, e la spingete tutta da una parte, così, in modo che vadano tutte di qua, vedete? Queste puntine qui. Tiratele tutte fuori, perché qui dovrà essere piatto, perché ci andremo a mettere questa specie di un bottone, come vi pare, questo cerchietto, questa pallina, eh? Va bene, così mettiamo per bene in questo modo, eccoci, vedete, l'ho spinti tutti dalla parte opposta. Ora, come si fa a fare questa? Si prende la stoffa che ci abbiamo, questa sorta di organza, la metto doppia, faccio un quadratino tipo di 5 centimetri. Vedete qui è 5 centimetri. Lo stondo un pochino dalle parti così. Faccio una sorta di cerchio, in questo modo. Prendo ago e filo, filo bello spesso e faccio un punto filza tutto intorno. Così. Lo metto doppio perché è molto trasparente, eh. Se trovate un'organza, magari più spessa, ma sarà difficile, vi conviene comunque sempre metterlo doppio. Se avete una stoffa che non è organza, magari però è in poliestere lo stesso e ottenete lo stesso effetto un po' sbruciacchiato, va bene lo stesso. Io avevo questo avanzo di una tenda e l'avevo conservato perché avevo in mente proprio di farci questo tipo di fiore. Questa oltretutto è anche un po' sfumata, c'è cioè un po' di giallo, un po' di arancio, un po' di color salmone. Ecco qua. Una volta arrivato qui, prendo il nodino, prendo un po' di imbottitura e la inserisco qui e faccio una sorta di pallina come quest'altro, come questa. Lego e tiro. Ecco qua. Direi che ci siamo. Faccio un altro nodo qua e chiudo. Potete anche cucirlo, va bene lo stesso. Ora questo filo è molto spesso, si fa bene anche a
annodare. Cerco bene il centro qui, metto un po' di colla e posiziono questa sorta di bottone che abbiamo preparato. Tenetelo un po' perché questo tessuto è un po' difficoltoso ad incollarsi, alla prima non si incolla, eh? L'organza è un po' come il tulle, è un po' noiosa. Ecco qua. I nostri fiori sono pronti. Ora abbiamo le foglie, abbiamo i fiori, ci rimane da fare questa sorta di bastoncino, rametto rivestito di pannolenci. Come facciamo? La macchina da cucire non ci serve più. Niente, niente, niente. Questo no, questo no, queste boh. Prendo queste striscioline che saranno mezzo centimetro sono di spessore, comunque non è importante, possono essere anche più alte. Metto colla qui su questo metallo e inizio a rotolare. Prima blocco e arrotolo intorno a questo metallo e ottengo questo. Ora vi faccio vedere un altro pezzetto, poi lo faccio da sola. Vedete, io arrotolo con questa mano e con questo lo tengo fermo. Ogni tanto do un po' di colla, che è importante la colla, se no altrimenti non sta insieme, non si chiude bene. Non esagerate con la colla, basta un filino, eh? No, poi sborderà fuori e non è bello. E fate tutto il pezzetto di ferro, di metallo, insomma, questo. Io proseguo. Se il pezzetto di pannolenci lo finite, perché è corto come nel mio caso, non importa, qui ripartite dove vi siete fermati con il primo pezzetto e continuate ad incollare. Magari non vi incollate le dita, come faccio io. Arrivo fino a qua, eh? Allora, ora si parte con la decorazione. Io ho preso anche del cordone in questo modo. Allora, queste le abbiamo rifinite così. Dobbiamo fare delle spirali in questo modo. Come facciamo? Prendiamo un pennarello, qualcosa di questa forma, e lo giriamo intorno. Così. E otteniamo queste spirali che metteremo come decorazione al nostro uovo. Poi prepariamo dei nastri. In questo caso io l'ho preso un color salmone che riprende questo, un verde chiaro, vedete, e un'organza un pochino più scura, verde scuro, che riprende le foglie in questo caso. E ho fatto anche un nastro con lo stesso tessuto con cui abbiamo fatto le roselline. Ho tagliato circa 3-4 centimetri e l'ho bruciato tutto intorno come abbiamo fatto con le roselline. Ora ve ne faccio vedere un pezzetto, ho già fatto tutto. Comunque fate così, ci passate l'accendino intorno così e vi viene un po' stropicciato in questo modo, questo effetto un po' stropicciato così. E questo ne ho fatto, saranno un'ottantina di centimetri, ma secondo me sarà anche troppo. Comunque ora abbiamo tutte queste decorazioni, poi abbiamo un pochino di perline. Ecco, a questo punto cominciamo a decorare il nostro uovo. Io direi di mettere le rose, le foglie, scusate, magari prima le posiziono con degli spilli e guardo dove mi piace posizionarle. Diciamo tre spicchi ne farò così e metterò un po' così.
Questa parte rimarrà un po' più vuota e io ci metterò le decorazioni. Poi le rose, una di qua e una di là. In questo modo. Vedete? Ma andiamo per gradi, come dico sempre io, andiamo per gradi. Qui c'è uno spillo, la mici buco. I fiori li mettiamo da ultimo. Prepariamo questo cordone, che sarà 85 centimetri, questo cordone. Farò un finto fiocco così, in questo modo, vedete? Lo blocco un pochino con un po' di filo di spoletta. Mi si attrega anche il filo della spoletta, eh? Perseguitano i fili attrigati. In Toscana si dice attrigati, magari si dovrebbe dire attorcigliati, ma noi si dice attrigati. Come mi garba, così, tutte queste paroline qui, toscanacce. Ecco qua. Blocco un pochino. E lo vado ad appoggiare qui, così, in questo modo. Direi che ce l'ho un collo proprio già. Così. Avete i fermacapi e potete metterli, se no fate un nodino come ho fatto io. Prima mettete lo scotch, tagliate e poi fate un nodino così. È bellino anche il nodino, eh? Poi le guarnizioni stanno un po' a vostro piacimento. Ora direi di incollare queste foglie, sì, se no non si può fare più niente. Via. Metto una qua. Una qua. Finito la colla. E una qua. Siamo sui tre lati. Poi preparo questo nastro verde, lo metterò qui a contatto con il verde perché voglio che ci sia un retro un po' verde, se no sarà tutto arancione, non si noterà nemmeno. Lo tengo fermo. Prendo questo, anche qui faccio un finto fiocco in questo modo, non tanto grandissimo, eh? Poi se è troppo lungo si taglia, tanto non importa. Lo metto così, sempre sopra, poi posso mettere questo dietro che sta a contatto con il verde, cioè dovete giocare un po' sui contrasti dei colori. E poi leggo il tutto con questo organza verde più fine. Di solito il nastro più sottile si mette sempre davanti, eh? E faccio un fiocco. In questo modo. Allora, l'ovo è decorato, ho incollato i fiori, ho incollato questi riccioli qua che incorniciano un pochino i fiori, ho messo i nastrini, ho messo anche questi fili di perlina, ci sono i fili della colla. Comunque poi voi lo potete decorare a vostro piacimento, eh? Io l'ho fatto così. Ora lo dobbiamo mettere qui, incollare qui su questa ghirlandina, perché altrimenti cade, non sta in piedi, vedete? Allora, come facciamo? Stai lì, me la abbasso un pochino. Allora, tutti via tutti questi fili. Prendo un po' di nastrino con cui ho decorato l'uovo. L'avevo messo qua, eccoli. In questo caso ci voglio mettere questo verde tenue perché almeno ravviverà un pochino questa ghirlandina. E la giro un pochino intorno. Quindi fisso un po' così, scelgo la parte che è più regolare, diciamo questa, incollo, taglio un bel pezzo di questo perché altrimenti non ce lo giro, penso che mi basti, la giro un pochino intorno alla ghirlandina così,
questo baradà si può togliere. Questa è carta forno, perché con la colla a caldo la carta forno non si attacca, non si attacca. Quindi protegge anche il piano. Io la metto un po' così. E la fisso qui. Non importa fissarla tutto, eh? Basta fissarla all'inizio e alla fine, tanto il tratto è breve. Fissa questa qui, così viene tutto congiunto. Congiungiamo tutte e due, così. Con questo magari ci possiamo fare un fiocchettino da mettere da una faccia. Tutti i fili della colla, oh, cos'è? Piccolino, proprio per... Vediamo se ci viene, eh. Che non si butta via niente, eh. Mai. Fa tutto comodo, eh. Magari bruciamoli un pochino i fili, almeno non si sfilaccia. Questo lo metto qua, da una parte, così, in questo modo. E ora vado ad incollare il nostro uovo. Metterò un po' di colla qui intorno, appoggerò l'uovo dove vedo che ho messo anche nel fiocchino, vabbè. Va bene, via. L'ho fatto un danno, l'ho rimediato. Lo giro verso di me, se no non vedo niente. Ecco qua. Direi che va bene. È un uovo di stoffa, non può essere perfetto come un uovo di polistirolo. Se trovate un uovo di polistirolo, lo potete rivestire con del nastro, magari della stoffa elasticizzata, del tubolare. Ecco, io direi che ci siamo. Ora ci sarebbe una sciccheria. Se lo volete mettere come centro tavola sulla tavola della Pasqua, potete benissimo intorno mettere un LED. Ecco qua, l'uovo di Pasqua è pronto. Ci sono? Non ci sono? A parte gli scherzi, io ho messo anche il LED intorno, però ora c'è troppa luce e non è che si vede bene. Me lo metto proprio al buio. Vedete? Tac, tac. Sopra si presenta in questo modo. E io ho messo anche queste perline. Ho decorato in questo modo. Dietro è così. Sotto abbiamo la ghirlandina, la possiamo mettere sulle tavole di Pasqua come centro tavola, oppure in casa, in qualunque posto per abbellire la nostra casa nel periodo pasquale. E niente, io vi ringrazio di aver guardato il tutorial, vi invito a mettere un like se vi è piaciuto, a condividere e iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi tutorial. E come sempre, un bacione dalla Beck, ciao! Se avete qualche domanda, sono ben lieta di rispondervi nei commenti.